Bentornati in Kingdom Hearts 6 Birth by Sleep. In queste fasi finali di Kingdom Hearts 6 Birth by Sleep. Perché nello scorso episodio abbiamo appunto finito la storia di Acqua, abbiamo finito la storia di Ventus e abbiamo finito la storia di Terra. E adesso passiamo appunto all'episodio finale, quello di cui avevo parlato alla fine della storia di Acqua. Perché l'episodio finale è molto molto importante ed è probabilmente una delle fasi di gioco più importanti in assoluto di Birth by Sleep. Perché molte molte cose vengono spiegate in questa parte del gioco qua. E se non la giochi è praticamente come se non avessi giocato Birth by Sleep. Cioè è quasi a quei livelli. Sono delle cose davvero importantissime che vengono spiegate qua. Quindi per forza bisogna giocarlo in questo momento. Quindi appunto per sbloccarlo mi mancavano dei diari di Xehanort. Perché per sbloccarlo in modalità normale devi aver sbloccato con tutti e tre i personaggi tutti i diari di Xehanort che hai a disposizione. E a me mancavano l'uno, che se non sbaglio lo sblocchi con Terra nell'arena del miraggio dopo che fai un tot di combattimenti. E il 5 con Ventus, perché non lo trovavo nello spazio assoluto che è il mondo di Lilo e Stitch. Semplicemente non l'avevo esplorato bene, quindi non ho trovato quel diario lì di Xehanort. Ed è per questo che iniziamo questo episodio di oggi, appunto, leggendo i diari. Diari segreti, yes, presi tutti. Adesso, era l'uno quello che ci mancava? Ne è passato di tempo da quando lasciai la casa della mia infanzia, ma viaggiando per vari mondi ho acquistato una vasta conoscenza. E in queste pagine vorrei mettere nero su bianco un pezzetto della mia vita, per farti sapere ciò che ho preso. Ora che ci penso, il più stravolgente evento della mia vita è accaduto quando arrivai in quel luogo. Sì, tutto cominciò lì. Trovai un maestro, e poi un altro che avrei chiamato mio fratello, dal giorno in cui andai a vivere in una nuova casa. E poi c'era il Keyblade. Perché è stato creato? E per chi? Durante un addestramento, un uomo finalmente rispose al mio quesito. Il Keyblade esiste per proteggere la luce dell'universo dall'oscurità. Era la risposta giusta? Era tutto lì? Volevo conoscere, e per questo mi misi in viaggio, alla ricerca del sapere e della verità. Adesso, c'è una cosa che potrebbe essere carina anche di cui parlare di questi diari qua, perché sono diari che sembrano praticamente scritti per qualche altra persona, perché appunto dice per farti sapere ciò che ho appreso. Il che è abbastanza strano, vuol dire che sono diari, però diari dovrebbe essere una cosa personale, ma sembra che li voglia far leggere a qualcuno. Qua dice appunto che quando ha abbandonato la sua casa natale è riuscito a incontrare questo uomo, questo maestro, che gli ha insegnato le vie del Keyblade ed è rimasto lì appunto a vivere in una nuova casa, in un nuovo mondo, assieme il suo fratello, che appunto sappiamo che è Heracus. Non sappiamo chi è il maestro, non sappiamo chi possa essere. Però è semplicemente questa cosa qua. Però passiamo a Diario di Xehanort 5, che invece è leggermente più importante. Solo chi sa usare il Keyblade e chi ha sconfitto l'oscurità può percorrere le vie che collegano un mondo agli altri. Il nostro dovere è quello di non permettere mai più che l'oscurità contamini la luce. So che fuori dal mio circolo di amici ci sono altri impavidi combattenti, ma l'universo è vasto e chissà quanti ce ne sono ancora che io non conosco. Inoltre, a parte il regno della luce in cui viviamo, c'è anche un regno oscuro. È un interregno che unisce i primi due. Entrare nel regno dell'oscurità è pericoloso. Nessuno ne è mai tornato. Questo qua è più che altro conoscenza di all'incirca come funziona il mondo di Kingdom Hearts. Dice appunto che solo chi sa usare il Keyblade e che ha sconfitto l'oscurità può percorrere le vie che collegano un mondo agli altri. Che appunto ci potrebbe far capire che appunto il metodo con cui viaggiano Acqua, Ventus e Terra è appunto proprio per il fatto che sanno controllare il Keyblade e hanno sconfitto l'oscurità. Il che però non avrebbe molto senso perché Terra è completamente soggiogata all'oscurità. Quindi perché lui è in grado di viaggiare tra vari mondi se non è in grado di controllare l'oscurità? Questo non si sa per bene. Parla anche del fatto che nel suo circolo di amici, probabilmente dove abitava e con il suo maestro e con il suo fratello Heracus, c'erano anche altre persone che erano in grado di utilizzare il Keyblade, da come sta dicendo praticamente. Però parla anche del fatto che oltre a noi sicuramente nel vasto universo ci sono altre persone che sono in grado di utilizzarlo. Non sappiamo cosa possa essere, non viene più presentato a livello di trama. Quindi possiamo pensare che ci sia sicuramente qualche altra persona, qualche altro maestro del Keyblade, qualche altra cosa del genere a giro per l'universo, ma non l'abbiamo sicuramente incontrato durante Kingdom Hearts 1, Kingdom Hearts 2 e gli altri titoli della serie. E anche il fatto che entrare nel regno dell'oscurità è pericoloso, nessuno ne è mai tornato. Il regno dell'oscurità è una zona da cui è difficilissimo uscire. Abbiamo visto soltanto Riku e Topolino uscire da quel mondo lì. Sappiamo che Ansem il Saggio è riuscito a uscire da quel mondo lì. Praticamente se finisci nel regno dell'oscurità e non sei una di quelle persone che riesce in grado di creare appunto i corridoi d'oscurità, devi avere molta molta fortuna per uscirne. Perché appunto Ansem il Saggio è riuscito a uscire dal regno dell'oscurità perché ha imparato a creare i corridoi d'oscurità, mentre Riku e Topolino sono usciti dal regno dell'oscurità proprio perché Ansem li è andati a contattare e li ha portati fuori dal regno dell'oscurità. Ma se fossero rimasti lì da soli sarebbe stato davvero un grande casino. E poi c'è anche la fine di Kingdom Hearts 2, però quello è un discorso leggermente diverso, quindi meglio non farlo adesso. Abbiamo già letto questi diari qua, passiamo subito a un pochino di storia. Perché appunto qua, se vado su carica, adesso abbiamo sbloccato l'episodio finale. Quindi non ci perdiamo in chiacchiere, iniziamo subito con questo episodio finale. Sì, bravo, carica. Grazie. Non farò tutto al 100% in questo gioco. Alcuni boss segreti non li andrò, nessun boss segreto non andrò a fare praticamente. Però le cose veramente importanti sicuramente ne parleremo, perché adesso c'è parecchia roba. Ven needs a safe place. Oh.
that's where you wanna go. Of course, I would never let that happen. I promise you, I will bring Terra back. Only this time, you'll see he has what it takes to be a master. He's not as weak as you think. Aqua. Yes? Now that you are a master, there is one secret in particular you must know. Should anything happen to me, and you find the Legion of Darkness at our doorstep, I ask that you take my Keyblade and use it to lock this land away. What? Generations of Keyblade masters have been charged with keeping this land safe. Light and darkness exist in balance here, and there are those who would abuse such neutral ground. This is why our predecessors devised a certain trick. Just use the key, and this land will be transformed. That day forward, all who visit this land will be lost to oblivion, none ever able to solve the mystery. None, Aqua, except you. I know it's a lonely place, but you'll be safe. Terra and I will be back to wake you up before you know it. Put an end to me. Terra, tell me where to find you. Emblema di luce. Keyblade da raggio d'attacco ampio e dall'indescrivibile potere magico. Sfera colpi critici. Adesso, il segreto che
ha ricevuto acqua in quanto lei è diventata maestra del Keyblade, appunto il segreto di poter difendere la terra di partenza, perché una terra passata di generazione in generazione al successore di un maestro del Keyblade all'altro, e questo segreto qua permette di modificare questa terra di partenza in modo che diventi sigillata, impossibile da raggiungere, e soltanto chi crea questa magia qua e chi trasforma questa terra sarà in grado di ambientarsi ed esplorare a giro questa nuova terra, che sarà praticamente un vero e proprio labirinto. E appunto la terra di partenza viene trasformata nel castello dell'oblio, perché come sappiamo da 358 Days Over 2 e anche da Kingdom Hearts 2, grazie a quel filmato lì aggiunto da Final Mix, sappiamo che il castello dell'oblio è un labirinto con un'enorme quantità di stanze, impossibile da navigare, impossibile da scoprire qual è il segreto di quel posto lì. E adesso abbiamo scoperto perché. Perché il castello dell'oblio in realtà è la terra di partenza trasformata da acqua, in modo per proteggere questo mondo qua e anche per proteggere Ventus, perché Ventus è chiuso nel castello dell'oblio. E quindi adesso sappiamo anche cosa cercava Xemnas, perché appunto Xemnas nelle basi del Radiant Garden aveva creato una stanza che andava a coppia invece con una stanza nascosta nel castello dell'oblio, ovvero la stanza del risveglio e la stanza del riposo. Quindi ora sappiamo anche cosa cercava Xemnas nel castello dell'oblio, sappiamo cosa c'è nascosto nel castello dell'oblio e sappiamo chi può trovare questa stanza qua nel castello dell'oblio, ovvero acqua, perché acqua ha creato questa magia qua e acqua è in grado di scoprire dove è nascosto Ventus, il che rende il castello dell'oblio una zona del gioco estremamente importante. Quando la gente diceva in Chain of Memories che il castello dell'oblio sembrava praticamente un plot inutile, non molto importante, adesso capite perché è importante il castello dell'oblio. Ci è voluto un pochino di tempo, ci sono voluti 4 giochi da quando l'abbiamo visto la prima volta, ma adesso sappiamo perché è importante il castello dell'oblio. Uno dei 3 protagonisti di Birth by Sleep è lì dentro che dorme. È parecchio importante come cosa. Comunque, grazie all'emblema di luce, adesso andiamo avanti. Ok, vedete, è pure scomparso dalla mappa la terra di partenza, perché appunto l'abbiamo nascosta. È irraggiungibile praticamente. Infatti ogni volta che lo raggiungiamo negli altri giochi è tendenzialmente attraverso, come abbiamo visto all'incirca, dovrebbe essere attraverso un corridoio oscuro, perché i corridoi oscuri ti possono portare praticamente ovunque. Quindi è così che arrivano là le altre persone. Ora però c'è una grande oscurità che colpisce il giardino radioso. Cacchio, di nuovo! C'era poi successo in Kingdom Hearts 2, di nuovo una grande oscurità su Radiant Garden. Ma che sfiga! Oh, Radiant Garden, non puoi stare tranquillo un attimo? Va bene, andiamo. Radiant Garden c'ha voglia di attrarre oscurità ed essere cattivo. Porca vacca. Me ne sono andato via un giorno ed è già così. Madonna. Posso... Terra? Who am I? Such a terrible darkness. Fight it! Terra, please! Terra, you say? Terra's heart has been extinguished, smothered by the darkness within him! My name is Master Aqua. Now return my friend's heart, or pay the price! Per un attimo sembrava avesse perso la memoria, e invece Xehanort sa esattamente cosa sta facendo. In questo caso più Terra Nord da quello che avevo detto in passato. Allora, questa qua non è una battaglia facile. Il fatto che non ho nessun comando attivo mi rende molto contento. Zona minata. Ok, adesso se mi vieni contro ti faccio un pochino esplodere, dai. No, non sei esploso. Come? Perché non sei esploso? Esplodi. Vieni qua. E di quello lì lo segue, ma non esplode. Oh, ma esplodete. Ma perché non vogliono esplodere? Le mie mine non vogliono esplodere. Siete delle brutte persone. Flame aereo, l'ho mancato, perché fa sempre questo attacco qua del cavolo. Fa sempre questo attacco qua del cavolo. Ok, mi sto praticamente per morire. Dai, basta, smetti di fare questo attacco. Dai, basta. Ti prego, ma sempre con questo attacco? Ma quante volte devi farlo? Ma quanta voglia c'hai? Tra l'altro non mi sono messo un nuovo kill e ne sono dimenticato. Basta fare sto cacchio d'attacco.
Ti prego, quanto devi essere fastidioso nella vita. Dai, bolla raggio, ti prego, aiutami te. Bolla raggio. Oh sì, riesco a farli male. Oh mio Dio, è un miracolo, riesco a farli. Sei curato. Mi stai sul cazzo, Terranort. Mi stai sul cazzo in questo cacchio di cura. Chiedevo la vita per una ragione. Basta, basta. Perché in questo gioco i boss si possono curare? Non ha senso. Ti prego. Ah, quanto sono contento che hai un attacco che ti rende invincibile per 5 minuti. Proprio una grande idea a livello di design. Porca vacca. Oh, ma cos'è? Ti curi di nuovo? Ma che bello. Ma è proprio un grande divertimento questa boss fight. Dai, ti manca pochissimo. Ti prego. Ti prego, dai. Dai, sì. Fatti colpire così. Fatti colpire così. Dai, 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 dai. Ok, dove sei? Ok. Oh, grazie Terranort. Quanto mi devi stare simpatico. Oh mio Dio, hai creato un kill gigantesco. Per fortuna non ti ho ucciso prima che lo facessi. Eh sì, va bene. Perché non è finita qua ovviamente. Ecco qua, seconda fase. Con pure il cacchio di Heartless di Ansem. Perfetto. Ok, quanta vita. Non posso farci niente. Ok. Vai, esplodete. Oh sì, le mine funzionano di nuovo. Oddio, puoi scansare le mine in questo modo? Ma che cazzo servono le mine in questo gioco se puoi scansarle semplicemente muovendoti? Neanche scansando, muovendoti. Adesso cosa fai? Mi attacchi? Ovviamente. Ah, mi ha preso. Ah, mi ha fatto buttato per terra. Maledetto. Stammi lontano. Vai così. Bolla raggio che gli fa male. Quanto t'ho fatto male. Quanto è più facile questa fase rispetto a quella di prima? Quella di prima è invincibile per troppo tempo. Qua è già più normale. No. Ma non puoi fermarmi così. Adesso guarda. Bam. Mi curo. Ok, mi sono curato. No. Non ci provare. Dai. Troppo veloce l'ho fatto. Ah, devo aspettare. Merda. Non mi ricordo come funziona sta cosa. Al momento giusto. Yes, sto fatto male finalmente. Slam aereo. E si finisce di slam aereo. Ah, questo boss qua è fatto apposta per essere invincibile per troppo tempo. Esattamente come l'altro. Sono fastidiosi apposta. Dai, ti avevo fatto il culo. Siamo dei maestri del Keyblade. Do something, or we'll both be lost. I'm with you. As soon as I thought. But I promise I'll be there one day to wake you up.
Hey, I'm gonna head back. Yeah, me too. Sora, what's wrong? Huh? You're... That's weird. It's like something's squeezing me inside. Somebody up there must be sad. Up where? They say every world is connected by one great big sky. So maybe there's somebody up there in all those worlds who's really hurting. And they're waiting for you to help them. Well, gee, do you think there's something I could do? Maybe they just need you to open your heart and listen. I don't know, Riku. You say some weird stuff sometimes, but I'll try it. Okay. Hey, can you hear me? Right this way. Young man, what ails you? Can you speak? Tell me your name. Xehanort. Xehanort. Huh. Quickly, get him to the castle. You can count on me. Dylan, get those for me. Seems like I've been walking for ages. How long have I been down here? Maybe I should fade into the darkness here. I guess it's been so long. I almost forgot how to smile. Thank you.
there is always a way. Tanto abbiamo visto già un bel po' di cose. Quindi aspettiamo un attimo la fine dei titoli di coda. Ok, finiamo qua. Buono. E con questo abbiamo finito il final episode. Ma se non sbaglio non l'abbiamo finito qua, perché in Kingdom Hearts Birth by Sleep Final Mix, oltre a questo, dovrebbe esserci anche il Secret Episode. Ora, se non sbaglio, per sbloccare il Secret Episode, non lo so per bene perché appunto questa versione qua del gioco non l'ho mai giocata, devo tornare indietro con i vari personaggi e sbloccare anche, oltre a tutti i diari segreti di Xehanort, anche tutti gli sticker e metterli dentro il coso per gli sticker. Adesso mi devo mettere a fare quello lì perché non credo mi manchino troppi sticker, però ci vorrà un attimo di tempo, perché se non sblocchiamo tutti gli sticker non possiamo sbloccare il Secret Episode, quindi mi metto al lavoro, dai. Ok, mi ci è voluto un pochino più del previsto perché mi ricordavo male come si sbloccava l'episodio segreto, e da quel che mi ricordavo è che bastava finire l'episodio finale e dovevo pure collezionare con tutti e tre i personaggi tutti gli sticker e piazzarli nell'album degli sticker, quella cosa lì. Che è vero, ma non è vero per la modalità standard. È vero per la modalità eroica, se faccio in modalità eroica posso sbloccare l'episodio segreto in quel modo, ma in modalità standard no, io ho giocato tutto il gioco in modalità standard. Per sbloccare l'episodio segreto devi fare queste cose qua e in più aver ucciso 9999 Nations, che ho fatto, e qua appunto adesso nel diario trio c'ho il nuovo trofeo che ho appena sbloccato, che è, yay, testimonia che hai vinto più di 9999 Nations. Ci è voluto un pochino di tempo, ma ce l'abbiamo fatta. Adesso finalmente possiamo iniziare l'episodio segreto, perché questo episodio segreto è anche una cosa che non ho mai giocato, la conosco bene, però è una cosa che non ho mai giocato, ed è molto interessante perché è la prima volta in assoluto nella serie che si va ad esplorare in modo, proprio a livello di gameplay, una determinata area di gioco di cui abbiamo sentito parlare costantemente ma non l'abbiamo mai giocato prima di un altro gioco, perché un altro gioco ci sarà poi quest'area qua, ma questa è la prima volta in assoluto che si può giocare, e visto che appunto è unico di Final Mix, io non l'ho mai giocato. Darkness rules your heart. It gives me control. Muscle and sinew that once obeyed you now rebels against you. How you can remain here at all confounds the mind. It's still my heart. You think you can just come in and take over? I'm not gonna sit by and let that happen. Don't even entertain any notions of escaping me, boy. In the end, your heart will be engulfed by mine forever. Wrong. You're gonna get shown the door, old man. As I recall, you couldn't even handle your own darkness. How then will you triumph over mine? You'll find out soon enough. Oh, so that's how it is it? Someone else has set foot in your heart. Ericus, you sly fox. I'm not afraid of what the darkness holds now. Even if you do wrest control of my heart from me. Even if you cast me into the deepest, darkest abyss. You'll never sway me from the one cause that pushes me to keep on fighting. Whatever the cost, I'm ready to pay it. Brave words, to be sure. But I'm a patient man. We can take as much time as we need to settle this little property dispute. However, know this. You are just one of many roads that I might choose to take. Trust me, I made certain of that. Ma come sei un ragazzo simpatico, Xehanort. Per fortuna ci siete. Sagome impresse nella memoria. Hey, Mr. Master. Oh, come on, you don't even know your pal? Please tell me the amnesia was just a sick joke. Boy, this is some cliche. Hey, you're not Terra. Just gotta check. As if. Well, don't sweat it. I got your back. Hm.
Fate caso a una cosa. Qua, a pianista Xehanort, che è Terranort, i due che non si sarebbero mai dovuti incontrare. Aveva gli occhi marroni e sembrava avesse perso la memoria. Who are you? Why, hello. It's not often I get visitors. Please, call me Aqua. Why are you sitting here all alone in the realm of darkness? How did you end up here? Well, I can tell you this is my second time on these shores. But unfortunately, much like the first, I do not remember who I am or whence I came. Everything was washed away in whatever currents carried me here. That's too bad. I know I've been here a long time, wandering through the endless hours, unable to escape. You wish to return to your own world? It's my friends. I promised I'd be there for them. Your friends. Somewhere in the scraps of memory I have left, you remind me of a boy I once knew. He is very much like you. True to his friends and kind, this boy travels to many worlds and fights to keep the light safe. Keep the light safe? I've been away too long. Did something happen out there? Are the worlds in danger? Sad to say, they nearly fell to darkness more than once. But at every turn, that boy arrived with keyblade in hand to save the day. Huh? Wait a sec. Is his name Terra or Ven? Neither of those, I'm afraid. Should have known. How long has it been since I met him? At least a year now, perhaps more. Back then, my heart was clouded with vengeance. I did terrible things, both to him and his friends. I brought unhappiness to more lives than one. I felt something must be done. Was that why? A means of clearing my conscience, or perhaps out of a sort of scholarly instinct? While the boy slept his long sleep, I hid the results of my research inside him, transplanting the data to where it might best serve a purpose. In fact, I would like to believe maybe he can set things right. A boy like him who touches so many hearts, he could open the right door and save all those people whose lives I managed to ruin. So many are still waiting for their new beginning, their birth by sleep. Even me, and even you. What's this boy's name? His name is... Tutti i pezzi si rimettono insieme. Quello era Ansem il Saggio. E parlava di aver già incontrato Sora. Sora.
Sora. Là dove lo attendono. Sora. Riku. Your mind's made up? Yeah. Sora. Kairi. It's just, they really need me. I have to go. I am who I am, because of them. See you soon. Questo è un errore mettere questa frase qua adesso, perché sembra quasi che lui sappia cosa è successo, ma non sa niente, ve l'assicuro. È semplicemente un metodo per far capire a chi sta guardando il filmato che Sora è responsabile di aiutarli in generale. Wow! Che bello di nuovo questo design di Sora! E di nuovo Kairi piccola! Che succede? Di nuovo voi! Uno. Non due, uno. Siamo di nuovo qua. Ma come? Di nuovo. Zero. E qua torniamo indietro, ok. Appunto. Ti fanno vedere questi filmati qua. Però la parte giocabile di questo capitolo qua, punto zero, è prima rispetto agli avvenimenti che abbiamo appena visto. Perché alcune cose, proprio più che altro quel filmato lì che abbiamo visto di Acqua che parla con Ansem il Saggio, Ansem il Saggio parla del fatto che è la seconda volta che finisce il Regno dell'Oscurità ed ha già conosciuto Sora. Quindi alla fine di Kingdom Hearts 2, Ansem il Saggio, quando esplode con la sua cannone di dati, non muore. As long as you're with me, I'll always find my way back. Always. Semplicemente, praticamente esplode e viene lanciato nel Regno dell'Oscurità in qualche modo. Quando si parla di dati, di cuore, cose del genere, diamo tutto per buono, perché viene catapultato nel Regno dell'Oscurità in qualche modo. E sappiamo che quel momento lì è all'incirca un anno dopo rispetto a quando ha incontrato Sora per la prima volta. Che non sappiamo se è considerato il fatto che Sora... What? Aspetta.
attenzione. Aiuto. Non mi sembra una cosa molto positiva. Sono un po' preoccupato. What is going on? Ovviamente. Ok. 05. Un mappa del reame dell'oscurità. Perché adesso, ci permette di giocare, giochiamo nel reame dell'oscurità. Guardate, le mie mosse sono mega flare, sono una mossa che one shot la gente nella stanza. Anzi, il messaggio parla del fatto di aver conosciuto Sora circa un anno prima. Non sappiamo, cioè dovrebbe essere basato sul momento in cui ha incontrato Sora, ovvero Sora addormentato nel castello dell'oblio. Non credo vada a considerare Sora di quando lo incontra normalmente, perché anche quando gli parla, quando Sora è sveglio, Diz va a parlare, anzi messaggio va a parlare con Sora davvero pochissimo. Se non sbaglio il primo momento in cui lo incontra è quando sta per esplodere nel mondo che non esiste. Quindi probabilmente questo avvenimento qua, quella scena lì di acqua e anzi messaggio che parlavano nel regno dell'oscurità, accadeva poco tempo dopo di quando lui viene mandato nel regno dell'oscurità. Perché se avvenisse un anno dopo la fine di Kingdom Hearts 2, sarebbe praticamente il punto più distante in assoluto, più avanti nella storia in generale. Il fatto è che potrebbe esserlo come potrebbe non esserlo. Non è veramente importante, ma comunque è interessante mostrarvi questi due punti di vista. Perché se prende in considerazione il momento in cui lo incontra normalmente con Sora sveglio, vuol dire che è molto più avanti. Se prende in considerazione che è molto più probabile il momento in cui incontra Sora addormentato, è prima nella storia. E tra l'altro, da come hanno detto, questa parte della storia qua è 05. Contando il fatto che questo gioco qua succede prima di Kingdom Hearts 1, 05 vuol dire che succede in mezzo tra Birth by Sleep e Kingdom Hearts 1. E per il resto comunque, ok, scenetta. Capite perché mi dà fastidio quando in Kingdom Hearts 2 parlavano di determinate cose dicendo non so se Mega Flare è una buona mossa per questa zona qua del gioco. C'ho pure il Keyblade di Heracus. Ottimo. E Heartless. Non vedevamo un Heartless da parecchio tempo. Come va Heartless? Forse sono di livello un po' alto, perché sono di livello 46, non lo so. Ho dovuto farmare un pochino per uccidere 9999 Heartless. Per questo mi dà fastidio parlare in Kingdom Hearts 2 dicendo ehi, quello lì è il regno dell'oscurità, quando fanno vedere delle cose che non c'entrano niente. Perché in Kingdom Hearts 1 mostrano questo regno dell'oscurità, alla fine di Kingdom Hearts 2 mostrano praticamente la spiaggia che abbiamo visto prima, quindi questo aspetto qua viene considerato il regno dell'oscurità. E mentre stiamo giocando adesso con acqua, questo è il regno dell'oscurità. All'incirca questa è la logica con cui viene mostrato il reame dell'oscurità. E mi dà per questo fastidio quando zone del tipo la zona di passaggio in cui si vede la scena con Axel e anche la zona finale dove si combatte Xemnas, oppure quelle zone lì che sono completamente nere, a me dà fastidio che quelli vengano chiamate reame dell'oscurità, perché c'entrano, però dove cazzo sono? Perché se il regno dell'oscurità c'ha questo aspetto qua e dovrebbe essere praticamente una unica zona gigantesca tutta collegata, fa strano il fatto che ci possa essere delle zone del genere. A me è sempre dato un minimo fastidio quella parte lì della storia. Non l'ho mai trovata corretta al 100%. Credo che se dessero un aspetto più coerente alle cose sarebbe più semplice da capire. Quanto ti muovevi in modo strano, Neo Shadow? Porca vacca. Mega Flare! Ok, ho fatto un pochino di male con sto Mega Flare. Però è semplicemente che non hanno mai mostrato per bene il regno dell'oscurità. Non l'abbiamo mai visto se è tutto collegato al 100%, che all'incirca dovrebbe esserlo, visto che il regno dell'oscurità dovrebbe essere praticamente un ammasso di cose messe assieme, dovrebbe essere tutto collegato. Ed è per questo che mi dà fastidio quelle zone lì del mondo, perché come ci arrivi e come sono collegate al resto non hanno veramente molto senso. Tanto posso vedere questo Keyblade qua? Tutorial del maestro, si chiama così. Ed è un super Keyblade, 7-7. Il Keyblade di proprietà del maestro Heracus, ha statistiche incredibilmente alte. Ed è molto bello come Keyblade. Va bene, voglio esplorare per bene questa zona qua perché non l'ho mai esplorata io di mio. Posso adesso? Non posso più. Perché non posso entrare? Cos'è sta cosa? Cioè guarda, non lo so. Non lo so, vabbè, andiamo dall'altra parte perché di là posso andare. Tanto abbiamo visto appunto delle cose interessanti. Farò un riassunto completo alla fine di questo, nel prossimo episodio, visto che lì parlerò pure dei boss segreti che non ho mostrato in questo gioco qua e di alcune cose interessanti, sicuramente della serie, di teorie che ci sono a giro nella community, però a me non tornano più di tanto, però potremmo parlarne. Abbiamo confermato il fatto che Terranorth, quando diventa apprendista Xehanort, ha perso la memoria. Nel combattimento con Acqua, in cui tutto quel discorso lì, quando Acqua lo salva e lo porta in cima, oggettivamente ha perso la memoria, perché abbiamo visto il suo dialogo con Brig e il fatto che Brig gli dice no, ti prego, non dimmi che ha davvero perso la memoria. Ed effettivamente si sa che anche quel momento lì è più avanti nella storia rispetto a quando viene appena salvato da Acqua, perché Acqua lo salva e
aveva comunque l'aspetto di terra, era molto più simile comunque a terra, no? Qua aveva i capelli molto più lunghi. E cosa appunto importante che volevo far notare è che c'aveva gli occhi marroni. Adesso abbiamo già parlato del discorso degli occhi gialli e gli occhi marroni, perché abbiamo visto Brig che aveva gli occhi marroni passare ad avere gli occhi gialli. E la cosa logica da dire, visto che anche Vanitas, che ha l'aspetto di Sora, Xehanort, Sykes, Sigbar, tutti quei personaggi lì comunque c'entrano molto con l'oscurità, quindi è facile collegare al discorso che se sei controllato dall'oscurità e tutto quel discorso lì, sei agli occhi gialli praticamente. Che in parte è vero, ma non è esattamente la cosa corretta. E questo sicuramente ci conferma il discorso che apprendista Xehanort, in quel punto della storia lì, che è un pochino più avanti rispetto a tutti i discorsi di Birth by Sleep, non è Xehanort, non è Terra, perché non è controllato praticamente... oggettivamente ha perso la memoria, ma ha veramente perso la memoria. E questo ce lo conferma il fatto che ha gli occhi marroni e si comporta in quel modo anche con Brig e con tutti gli altri. Mi manca qualcosa, perché non posso passare lì? Forse ci devo saltare sopra? Tipo se faccio così? Ah, sì, ci devo saltare sopra. Ah, ok. Ok, non sapevo, semplicemente dovevo saltare. Ok, buono. Continuiamo a uccidere Heartless, che poi non vi vedo da un sacco di tempo. Tra l'altro anche il discorso, che mi ha sempre un minimo confuso, che potrei trovare una spiegazione, ma è sempre un pochino forzata perché non aveva molto senso. La cosa più logica è: durante la nostra avventura gli Unversed erano un pericolo più grande e c'erano pochi Heartless a giro. Anche se sappiamo che gli Heartless comunque c'erano nel mondo di Kingdom Hearts 10 anni prima, perché comunque Birth by Sleep prende piede 10 anni prima rispetto a Kingdom Hearts 1, perché durante la scena con Xehanort e Ventus, di quando Xehanort rompe il cuore di Ventus e fa tutto quel discorso lì, comunque gli fa combattere a Ventus dei Neo Shadow. Quindi sappiamo che c'erano gli Heartless, però non li abbiamo mai incontrati per il resto del gioco, perché non è sicura come cosa. Potremmo fare il discorso del tipo, Ansem non c'era ancora, Ansem non aveva ancora fatto il casino con la porta dell'oscurità, quindi ovviamente non c'erano gli Heartless. Non è corretto però, perché dopo che è stato messo a posto il discorso della porta dell'oscurità fatto da Sora, comunque in Kingdom Hearts 2 c'erano gli Heartless. Quindi non so perché non li incontri qua, visto che comunque ci sono anche nessuno, e teoricamente in questo gioco qua dovrebbero comunque esserci nessuno. Ha senso che in questo gioco qua non ci siano gli Heartless con emblema, perché gli Heartless con emblema sono stati creati appunto da apprendista Xehanort quando fa tutto il casino e quei discorsi lì, quindi quello non c'è ancora. Non mi ha mai convinto il fatto però che non ci siano a giro per i vari Moon Disney, perché teoricamente dovrebbero esserci. Ci hanno parlato del fatto che finché c'è oscurità nel cuore della gente ci saranno gli Heartless. Perché non li abbiamo mai incontrati finora? Perché non sono importanti a livello di trama. La cosa più logica è quella lì. Non è una bella spiegazione, ma è l'unica spiegazione che possiamo dare. Questo cos'è? Perché c'è un'aura strana. Combattimento. Va bene. Vai di ipercinesi, vai di ipercinesi. Questo è uno stile di comando fighissimo. È uno dei miei preferiti in generale, perché ti permette di fare un sacco di cose interessanti ed è molto forte anche. Tanto guardate che bello, quando colpisco con Inkyl e Deracus compaiono quei simboli lì, che appunto hanno un nome. Si chiamano, perché se non sbaglio, tipo nelle guide ufficiali li vengono chiamati marchi di terra, che però non mi ha mai convinto neanche quello lì, perché si chiamano marchi di terra quando compaiono pure su Aqua, Ventus, Heracus? Sarebbe più corretto dire praticamente è marchio di Heracus. Non credo che Heracus abbia creato questo marchio dopo che terra è entrato nell'equazione e tutto il discorso, visto che comunque compare anche su questo Keyblade, che non ha molto senso. L'hanno chiamato marchio di terra, però diciamo è comunque il marchio che contraddistingue gli insegnamenti di Heracus e tutta quella branca della via del Keyblade di Heracus, possiamo dirla in questo modo qua. Ok, fate tutto. Un po' di platforming. Wow. Mi piace che comunque Final Mix in ogni gioco aggiunge un pochino di platforming in tutti i giochi praticamente. Certo Kingdom Hearts 1, perché Kingdom Hearts 1 era già pieno. Kingdom Hearts 2, Final Mix aggiunge la grotta lì del sogni, come si chiama, che lì praticamente ti permette di utilizzare tutte le meccaniche di movimento di Kingdom Hearts 2 applicando il livello di esplorazione, perché in generale le mappe di Kingdom Hearts 2 sono anche lì molto piatte, abbastanza vuote, comunque ben decorate, però sono comunque abbastanza piatte e vuote. E quello lì è un metodo molto carino per permettere di utilizzare tutti quei metodi nuovi di movimento che sono fatti benissimo in Kingdom Hearts 2, utilizzarli pure a livello esplorativo, perché non erano praticamente mai sfruttati in nessun modo in Kingdom Hearts 2. Anche qua non c'è niente, c'è pochissima roba che ti richiede un minimo di esplorazione a livello di platforming. E qua adesso ti fanno pure esplorare la mappa tramite il platforming. Com'è possibile che Final Mix aggiunga sempre delle cose che mi piacciono? Perché non lo fanno durante il gioco completo? Non lo so. Bellissimo. Mi piace un sacco l'aspetto del regno dell'oscurità, però. Questo è sicuro. Maledetti. Sono morti? Sì, sono morti. Ok. Oh. Cosa abbiamo sbloccato? Non lo so. Però mi sembra oscuro e cattivo. Esattamente come tutto il resto qua al giro. Se cado di sotto?
Non so dove sono finito. Non pensavo mi portassi in un'altra mappa, sinceramente. Com'è possibile che siamo tornati a esplorazione che mi piace? È assurdo sto discorso. Wow. E qua dove siamo? Ah, siamo nella mappa di prima? Ah, siamo nella mappa di prima. Ed è perché mi piacciono di più queste mappe qua. Perché tutte le mappe di... non mi rompe le palle. Tutte le mappe di Kingdom Hearts Birth by Sleep sono vuote, una che segue l'altra e non c'è niente di particolare. Questa è già estremamente più intricata. Devo stare molto più attento a dove sto andando. Devo pensare con il cervello, che è una cosa che sempre apprezzo. E ogni volta sono tipo, wow, sono tornato qua, wow, che bello questo discorso. Che è un metodo per fare le mappe che preferisco molto di più rispetto a quelle che fanno in Birth by Sleep e in parte anche a Kingdom Hearts 2. Adesso evitiamo di cadere di sotto, grazie. Se vado là dentro cosa mi succede? Niente, piattaforme fighe, buonissimo. Mi renderei sempre felice avere piattaforme fighe. Ah, ok, se sconfiggo i nemici su una piattaforma scompare la parte oscura e probabilmente quando le sblocco tutte posso andare dentro quella sfera lì gigantesca. O almeno quello che blocca la sfera lì gigantesca. Comunque vedete che bello qual è questo regno dell'oscurità? Mi piace un sacco come design. Oh, sconfitti? E posso entrare là dentro, ok, sì, me l'aspettavo. Non cadere sotto, grazie mille. Cosa c'è qua dentro? Ah, un altro combattimento. Va bene, sconfiggi tutti i nemici. Yes. Stiamo sconfiggendo un sacco di Artes. E Magnetega resta comunque già da Kingdom Hearts 2 una delle magie più utili e efficaci in assoluto della storia. Guarda qua, guarda qua. Sconfiggo una quantità di Artes incredibile in 2 secondi. E poi passa un'altra di Magnetega e si continua così. Voilà, che comodo. I percinesi di nuovo. Quanti nemici ci sono? Sono tutti concentrati qua. Ah, ecco. E pure con il colpo finale abbiamo sconfitti. Non succede mai di utilizzare il colpo finale per sconfiggere... per finire praticamente una mini missione. Salvataggio. Siamo pronti? Dove ci porta questa zona qua? Ok, sì, è quello che pensavo. This monster. This is no Unverse. Just a dweller of darkness. Credo tu lo sappia a questo punto che anche gli altri non erano Nescience. Sconfiggi il nemico. Lui non l'ho mai combattuto, quindi potrebbe farmi davvero tanto il culo, come potrebbe morire in fretta perché sono comunque a livello 50. Non lo so. Oh, che cacchio fai? Porca quanta vita hai. Zona minata. Fagli male con zona minata. Fagli male con questo. Dove cazzo è finito? Porca vacca, non ci vedo niente. Dove sei, bastardo? Oh, dove sei? Porca vacca, ok. Aia, e dai, non me lo meri. Oh, buono. A livello di design lui mi ricorda parecchio il boss del castello della bestia in Kingdom Hearts 2. C'ha molto quell'aspetto lì e quello stile comunque con cui è fatto. Che è il vero e proprio aspetto degli Heartless puri, questo qua. Perché lui è assolutamente un Heartless puro al 100%. Ed è molto figo perché finalmente abbiamo una battaglia contro un Heartless veramente forte. Ce ne sono davvero pochi in realtà oddio, veramente forte, con un aspetto forte e figo. Ce ne sono pochi che non siano con un aspetto stile Disney o comunque a tema con il mondo. Quindi è molto bello averne uno in questo modo qua. Ah, no, non fare niente. Cos'è questo? Una sfera che mi succhia dentro. No, volevo cercare di fargli attacco con il focus, ma non ci riuscivo. Mega Transfer è buono secondo me contro i boss, perché miri sempre al boss e riesci sempre praticamente a colpire il boss. A meno che non sia lui che è estremamente veloce, quindi ovviamente ogni tanto non riesci a colpirlo. Però per il resto mi piace molto come mossa. Voglio utilizzare sta cazzo di... Fammi utilizzare il focus! Sei troppo veloce per questo cazzo di gioco! Devi essere più lento! Oh, stai fermo! Stai fermo e fammi utilizzare... Ma dove cazzo è il suo hitbox del focus? Deve essere solo la testa! È troppo grande per essere solo la testa. Mi rendete conto? Cos'hai fatto? Mi curo per sicurezza. Ok. Non so cos'era. Non so. Ok. Ok. Stiamo attenti. Gira. Ok. Wow, stai tranquillo. Ma porca vacca. Wow. Devi stare calmissimo. Non sta calmissimo. Quindi ti faccio mega transfer. Va bene. Dai. Che figata sto cazzo di attacchi. Vai. Ok. Dai, dove sto mirando?
Ah vabbè, al momento sto facendo quella solita attacco dove gira così. A posto. Non mi colpire. Vai! Oh, colpisce col focus. Oh sì, finalmente sono riuscito a fargli attacco con il focus. Ho cliccato il tasto sbagliato. Perfetto, mi ricordavo. Sono abituato a un altro comando di focus. Ho messo questo a nuovo e non ero abituato a farlo tutto per bene. Vabbè, comunque ce l'abbiamo fatta. Eravamo abbastanza forti per non darmi problemi. Lui è fighissimo nel boss fight. Ok. Could it be? Birth by Sleep Volume 2. Che figata questo filmato, porca vacca. Abbiamo finito il capitolo segreto, finalmente. Ah, nemici sconfitti, 12.144. 12.000? Vabbè, comunque positivo. Ho utilizzato Mega Flare tipo 360 volte. Buono, sembra una buona quantità. Salviamo qua. E a posto. Credo che per oggi possa bastare tutto quello che abbiamo visto. Appunto, lo sapevo che questo capitolo finale con l'episodio finale e il secret episode avrebbe richiesto parecchio tempo e appunto volevo fare un riassunto di tutto il gioco e ricollegare pure delle cose importanti della serie, parlare dei boss segreti e tutti quei discorsi lì, quindi farò sicuramente un video a parte, perché rendere questo video lungo un'altra ora per me è infattibile, perché non riuscirei a fare proprio a far uscire il video. Ci vorrebbero 2 giorni per caricarlo e la cosa non è fattibile. Ci sono molte cose che ho visto, alcune persone che sono riuscite a scoprire nei commenti, che mi rende molto contento, perché vuol dire che ho visto molte persone che sono state attente anche quando ho letto i diari di Xehanort. C'è stata una cosa che appunto non ho voluto dire perché voglio poi ricollegarla ad altri discorsi quando farò il riassunto finale e ci riguarderemo pure un paio di cosine da Coded, perché alcune cose di Coded sono davvero importanti. E per il resto c'è una cosa che c'è una cosa di Vanitas che mi ricordo perfettamente, ma non c'è in questo gioco. È in Dream Drop Distance. Io stavo aspettando quel discorso lì da l'intero gioco, non c'è in questo. Davvero. Vabbè, comunque. In conclusione, a livello di storia abbiamo visto che sappiamo perché adesso Sora deve anche aiutare Acqua, Vento, Setterra e perché è collegato a loro. Perché appunto abbiamo visto che Acqua è bloccata al Regno dell'Oscurità, non riesce a uscire dal Regno dell'Oscurità. E abbiamo visto, grazie a quel filmato in cui parlava con Anselm il Saggio, che è lì da praticamente 11 anni, perché dalla fine di Birth by Sleep fino a quando Anselm il Saggio torna una seconda volta al Regno dell'Oscurità, passa i 10 anni che dividono Birth by Sleep con Kingdom Hearts 1, più l'anno che divide Kingdom Hearts 1 con la fine di Kingdom Hearts 2. Quindi sono praticamente 11 anni che Acqua è nel Regno dell'Oscurità. E con il fatto che appunto il tempo è completamente distorto e la tua percezione del tempo e la tua memoria comunque sono abbastanza incasinate, è probabilmente questa la ragione perché lei non invecchia in alcun modo. Sappiamo che Terra è impostata da Xehanort e appunto Terranort ha combattuto con Acqua. In quel combattimento lì Terra stava cercando di guadagnare il controllo su Xehanort. Xehanort, per evitarlo, ha praticamente fatto un casino, stava per sprofondare nel Regno dell'Oscurità, ma Acqua l'ha salvato appunto per salvare Terra, perché sperava che comunque Terra si potesse salvare, e nel farlo comunque ha salvato anche Xehanort in qualche modo, perché comunque Xehanort, per quanto non è più in controllo, perché quell'avvenimento lì che appunto Terranort si è colpito da solo ed ha praticamente fatto casino con il cuore, ha fatto in modo che Terranort completamente perdesse la memoria, ed è per questo che viene trovato da Anselm il Saggio gli salva la vita, ed è per questo che diventa apprendista di Anselm il Saggio. Abbiamo anche visto che il suo colore degli occhi cambia, si allungano i capelli perché è passato un bel po' di tempo. E infine Ventus. In quel filmato lì, quando vediamo Sora che parla assieme a Riku nel discorso che c'è qualcuno nel cielo, nelle stelle, che sta soffrendo, in quel momento lì Sora entra in contatto con Ventus, perché già in precedenza Sora è entrato in contatto con Ventus. All'inizio di Kingdom Hearts Birth by Sleep, nel momento in cui Ventus c'ha il cuore rotto, chi lo aiuta a tornare a posto, chi gli permette di riguadagnare il Keyblade e pian piano di ristabilizzarsi per poi andare a vivere assieme a Terra ed Acqua? Quello è un Sora veramente veramente giovane. E quel contatto lì, il fatto che Sora gli permette di ripristinare il suo cuore, permette quindi a Sora di rientrare in contatto con Ventus alla fine del gioco, quando Ventus appunto è addormentato, cioè praticamente di nuovo il cuore spezzato, e mentre appunto nel castello dell'oblio riesce ad entrare in contatto con Sora, e Sora gli dice: ehi, se non hai un posto in cui riposare, se devi essere protetto in qualche modo, puoi aspettare assieme a me. E in quel momento lì praticamente il cuore di Ventus
entra dentro Sora. E quindi sappiamo adesso che durante la storia di Kingdom Hearts in generale, Sora ha dentro di sé, praticamente da quando ha 4-5 anni, ha dentro di sé anche il cuore di Ventus. Quindi durante Kingdom Hearts 1 aveva dentro il cuore di Sora, il cuore di Ventus e il cuore di Kairi. Durante Kingdom Hearts 2 ha il cuore di Sora, il cuore di Ventus, Shion e Roxas. Questo ci può anche far capire del perché Roxas ha quell'aspetto. Perché se si viene a creare il nessuno di Sora, deve prendere l'aspetto di qualcuno. E casualmente non ha preso l'aspetto di Sora, ma ha preso l'aspetto di Ventus. Ed è per questo che Roxas ha l'aspetto di Ventus, ma non è Ventus. È un discorso complesso, sicuramente lo farò meglio nel prossimo episodio, però questo è uno dei più grandi buchi di trama, perché una cosa che aggiunge Dream Drop Distance crea parecchi problemi, quindi lo vedremo sicuramente nel prossimo episodio. Comunque, per il resto, le cose veramente importanti adesso un momento le ho dette. Mi preparerò per bene nel riassunto finale, perché questo qua sarà anche più difficile rispetto a quello di Kingdom Hearts 2, perché quello di Kingdom Hearts 2 è logico e sensato. Da Birth by Sleep in poi, soprattutto Dream Drop Distance, sarà davvero tosta. Birth by Sleep ci sono delle cose che vanno un pochino a cozzare l'una con l'altra, i discorsi che non sono proprio sicuri e delle cose e anche delle teorie molto popolari tra i fan che voglio un pochino, di cui voglio un pochino discutere, perché la maggior parte di quelle più famose possono essere come non essere, non mi interessa realmente. Però voglio comunque mostrare dei punti su cui potrebbero essere veri come potrebbero non esserlo. Perché comunque finché non viene detto al 100% dal gioco che una cosa è vera, io sono sempre scettico, perché molto spesso si rimangiano le parole e decidono di cambiare le cose in base al momento. Quindi finché non ci viene detto al 100% da un gioco della serie di Kingdom Hearts, le teorie restano comunque sempre teorie, molto plausibili ma teorie. Ma quindi spero che avete apprezzato, spero di vedervi nel prossimo episodio dove faremo un riassunto. Ciao a tutti.